Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. In massoneria si parla sovente di lavoro esoterico. Si discute sull'esoterismo, si fanno addirittura convegni, troppo numerosi in verità per le conclusioni che se ne traggono e per le realizzazioni pratiche. E ci sono delle logge che amano definirsi esoteriche. Non ci sarebbe dunque alcuna necessità di intervenire su questo argomento se non esistesse il dubbio, suffragato dall'esperienza, che purtroppo il discorrere sull'esoterismo è in rapporto inverso alla pratica. A parte dunque le facili polemiche che potremo far sorgere esaminando la validità del lavoro sin qui svolto, ci siamo proposti non di continuare a discorrere sull'esoterismo, ma di dar vita ad un lavoro esoterico che abbia una sua validità e che si accordi con gli scopi perseguiti dalla massoneria. Non vogliamo certo insegnare a nessuno ciò che è esoterico e ciò che non lo è, e questo è nella prassi massonica, ma chi ha ben penetrato il segreto ci intende facilmente ed è sulla strada della autorealizzazione, ma ciò non è sufficiente. Infatti, non basta lavorare su se stessi, e noi siamo completamente d'accordo con Siniscalchi quando afferma: la massoneria ha e svolge nel suo seno stesso sia il contenuto esoterico che quello exoterico e, più precisamente, richiedendo ai suoi membri sia di compiere l'esperienza profonda, costruttiva, realizzatrice del proprio contenuto interiore, sia la loro partecipazione come massoni e come membri della loro società alla costruzione, anche all'esterno, di quel tempio della vigilante scienza dell'uomo che gli antichi iniziati chiamavano arte regia. Il lavoro è duplice, occorre ricordarlo spesso, perché sovente uno dei due aspetti viene posto in seconda linea. Il massone deve compiere un lavoro individuale esoterico e conseguentemente exoterico, ed un lavoro collettivo esoterico ed exoterico. Tutti questi modi di lavorare e di essere meriterebbero una costante precisazione ed un contemporaneo incremento. Non ci soffermeremo ad esaminare queste quattro modalità che ciascun massone, riflettendo, riconoscerà agevolmente sia nella storia trascorsa della fratellanza, sia in quella contemporanea. E ciascun fratello, pur non trascurando gli altri aspetti, dovrà necessariamente trovare una sua giusta collocazione per il lavoro collettivo, dando per scontato che il lavoro individuale è la condizione sine qua non solo per permanere in massoneria, ma per essere qualificato tale. Il duplice aspetto del lavoro massonico individuale e conseguentemente collettivo è sostenuto da qualsiasi autore. Così, giustamente, nei suoi noti dialoghi, il Lessing scrive: massone è colui che organizza la propria esistenza in modo da contribuire al perfezionamento di quell'opera d'arte che è la vita dell'intera umanità. Al bene del genere umano nessuno può contribuire se non abbia fatto da sé nulla di quanto da lui potrebbe o dovrebbe essere fatto. E nel lavoro di Lemhoff, pubblicato dal Gamberini, si legge che l'arte massonica è una costruzione che esige un duplice lavoro: l'erezione di un tempio di purezza nel proprio cuore e l'impegno di rendere più bello e luminoso il mondo, una costruzione che richiede la conoscenza di se stessi e del mondo, il dominio su se stessi e gli sviluppi del mondo intero, la nobilitazione di se stessi e l'aspirazione ad una vita felice per la comunità. A questo punto è lecito chiederci qual è il fine e il programma della massoneria. La risposta, dopo quanto ricordato, è
apparentemente semplice, la costruzione del tempio. Ma cos'è questo tempio e di quale tempio si tratta? I rituali e i catechismi parlano del tempio di Salomone, di quel tempio meraviglia dell'antica Gerusalemme, eseguito per ordine di questo re, secondo gli schemi misteriosi ricevuti da David, suo padre, dall'architetto Hiram e dai compagni costruttori delle corporazioni di Tiro, costruito ad immagine e somiglianza dell'uomo archetipo e dell'universo, scrive Robert Amberlen. Studiare il simbolismo segreto del tempio è studiare l'una e l'altra cosa. Simbolismo segreto che in un'unica parola comprende tre proiezioni: il massone e il suo tempio interiore, il tempio massonico che si identifica nella loggia fisica quando i lavori sono aperti e che in virtù di tale apertura non è affatto una realtà materiale ma una realtà metafisica, l'umanità intera, intesa e vissuta come un'unica entità. E qui il fratello deve procedere a quel lavoro individuale per comprendere appieno il processo di identificazione che esso deve compiere per poter essere in grado di realizzare il lavoro affidato alla massoneria ed assolvere alla sua missione di maestro muratore. Egli stesso, infatti, dovrà divenire un centro spirituale, identico a quello della tradizione iniziatica cui appartiene. Il Santo dei Santi, ove risiede la Shekinah, la presenza reale della divinità, cuore e centro del Tempio di Gerusalemme. Studio, compenetrazione, operazione. Noi ci occuperemo solo della operatività in senso collettivo esoterico. Questo è il nostro programma e questo noi intendiamo realizzare. Certi che la pratica del nostro lavoro estesa alla comunità darà sicuramente il modo e i mezzi per far sì che le pareti dei nostri templi fisici si dilateranno ad abbracciare l'intero globo, come è nei nostri auspici attraverso la vivente realizzazione del non superato trinomio libertà, fraternità, uguaglianza. Scrive Jean Rayot, il lavoro propriamente iniziatico nella massoneria moderna si riduce all'apertura e alla chiusura dei lavori. È certo che primitivamente l'intervallo tra le due operazioni rituali doveva essere occupato da qualche cosa della cui esatta natura oggi si ignora tutto, benché sia possibile fare su questo assunto qualche congettura, in analogia con altre forme di iniziazione, ma di cui si può con certezza assicurare che non si tratta di discorsi sui soggetti più diversi. Si comprende tuttavia che un lavoro iniziatico non si può limitare alla partecipazione una o due volte al mese al rituale di apertura e di chiusura e all'ascolto di una conferenza, per quanto sapiente essa possa essere. Ed è giusto, tanto giusto, che costantemente si sente ripetere questo ritornello dalla maggior parte dei fratelli, i quali poi, carenti di conoscenze e di istruzioni, richiedono o finiscono per richiedere un'azione nel mondo profano. Ed addio, massoneria, con quel che segue. Per questa ragione ci accingiamo a scrivere le presenti note, a dare degli schemi di lavoro, a suggerire un lavoro che deve condurre al compimento di un'opera sulla cui validità ciascuno potrà giudicare a secondo di quel che dentro contiene.